facciamo un coloroso applauso ad Alessandra Marino, siamo ben lieti di averla qui nello studio. Recuperiamo il premio offerto dalla Grazie. Casa del Corredo e un bel guanciale, mentre ci cerchiamo di sistemarci, un bel guanciale della Plumex, è un guanciale che praticamente ha il brevetto, è l'unico guanciale che si può lavare in lavatrice, quindi lo puoi lavare tutte le volte. Grazie mille. Approfittiamo, ti diamo questo premio naturalmente non per la gara di oggi, ma per cercare di incoraggiarti su quello che sarà il tuo proseguo. Sappiamo che ancora è accertamento in corso, quindi sicuramente ancora la diagnosi non è perfetta. Intanto ti ringraziamo perché sin dall'inizio noi abbiamo scommesso su di te. E quindi aspetta che qui ci fanno notare dalla regia che dobbiamo guardare quella telecamera qua, quella di lontananza, guardala lì, fai finta che c'è l'uccellino. Dicevamo, sin dalle prime partite che abbiamo commentato, abbiamo visto in te una giocatrice che ha una grande determinazione, una grande grinta, e ritengo a livello personale che tu ancora non hai dato manco il 50% di quello che puoi dare, e col giusto manico potrai prenderti tante soddisfazioni. Il mio augurio è quello che tu guarisca quanto prima, perché ritengo che tu sei prima per te e anche per il patrimonio della pallavolo siciliano, perché hai una grinta come poca. Te lo dico perché io non regalo niente a nessuno. Grazie, lo sanno chi mi conosce. Speriamo di tornare presto, perché ultimamente sto più fuori che dentro il campo, quindi però va bene così, e adesso ci godiamo questi ultimi due mesi e basta. Sì, ti abbiamo visto subito integrata in questo gruppo, ti sei messa subito a disposizione e ripeto, grande determinazione. Noi ti abbiamo dato anche il premio per incoraggiarti, perché capisco che tu vieni da un infortunio non semplicissimo e abbastanza lungo, una ricaduta che è l'altro ginocchio, quindi fortunatamente non è quello, diciamo, quello. Dopo questi due dovrei avrei no, non più c'è il terzo ginocchio problemi, però diciamo, prendiamolo sfortuna. Un pochettino anche scherzosamente, sì, quindi sì, va bene, non mollare. Sono cose che capitano, sappiamo purtroppo. Che tu hai tanta grinta, tutta sì, la grinta sì. Che hai in campo, la determinazione che hai in campo, la ferocia con cui arrivi sul pallone, mettila anche in questo momento un po' critico, perché certe volte nella vita sembra che tutto ci vada storto e contro. Vabbè, tu magari no, vabbè. Non lo pensare, pensa no, positivo, no. Sicuramente sarà qualcosa che ti fortificherà per il futuro. Certo, sicuramente, io sono dell'idea che le cose devono succedere, quindi è successo e basta. Adesso andiamo avanti e ti ho detto, ci godiamo questi ultimi due mesi, qui è tutto fantastico, il pubblico, cioè si sta da Dio, quindi il rammarico c'è perché dici cavolo, gli ultimi due mesi li volevo giocare, però va bene lo stesso, sono qui con la squadra e va bene uguale. Ma tu qui a Santa Teresa sono sicuro che avrai un presente ed un futuro. Io me lo auguro. Mi sbilancio in questo. Ritengo auguro, che la società, nonostante il tuo, ha già scommesso su di te prima dell'estate, certo. Perché tu in quel momento, molti mi ricordo, certo, c'era un po' scettici. Di scetticismo, certo. Perché tu giustamente ero reduce da un infortunio, non avevi giocato manco una partita, e quindi la società ha creduto molto in te, certo. E ritengo che ci crederà ancora, perché tu ancora non hai dato manco il 50% delle tue potenzialità. Ci rivedremo qui con moltissimo tra piacere. Qualche mese e parleremo della terza vita di Alessandra Manini. In bocca al lupo per tutto, grazie crepi mille, il lupo crepi. E ti aspettiamo un'altra volta grazie, in campo. Grazie mille.